ZTL sì, ZTL no, e in questo caso non è in discussione chi è contrario e chi è favorevole, ma se ci sia o meno la ZTL. Nel passato fine settimana c'è stata tanta confusione, adesso l'amministrazione ha posto rimedio. Allora, abbiamo siamo tornati alla ZTL del sabato, così come era in passato, come è stato l'anno scorso, l'anno precedente. Abbiamo riposizionato i cartelli in questa settimana e quindi da adesso in avanti c'è di nuovo ordine e tutti i sabato dalle 8 alle 20 ci sarà ZTL nella via Berganti, via Cavallotti e la via Zanoia. E tutto in attesa magari di una strumentazione tecnologicamente più consona e che consenta di fare maggiore chiarezza ed evitare confusione. Esattamente, stiamo lavorando alla installazione dei varchi elettronici, abbiamo acquisito dei preventivi, le valutazioni le faremo nei prossimi giorni così da avere da inserire risorse nel prossimo bilancio, nel bilancio del 2021, e poter per quest'estate avere una soluzione automatizzata che consentirà di non avere più tutto questo caos nella gestione degli accessi dell'area. Quindi l'obiettivo è un semaforo che segnali appunto il rosso o il verde se si possa o meno passare, e magari anche delle indicazioni in inglese per i turisti. Allora saranno, adesso chiaramente bisognerà pensare sicuramente anche ai turisti, ci sarà da capire se andare sulla scelta del semaforo o del cartello con su varco aperto o varco chiuso, ZTL attivo o meno, con l'ausilio anche di telecamere e digitarga, in modo tale che chi entrerà senza rispettare la cartellonistica verrà sanzionato, quindi c'è un controllo maggiore, come avviene in tante altre città da tanti anni.